Bentornati alla nostra rubrica Gocce d'arte. Oggi ho l'onore di accompagnarvi a Museo Chiuso, come sapete, visto il momento che stiamo condividendo tutti quanti, all'interno della mostra Da Magnasco a Fontana, 600-900, la collezione del museo Villa Bassi Ratkep, quindi la collezione del mecenate Bassi Ratkep, in dialogo con l'ospite prestigioso della collezione di Giuseppe Merlini. Siamo proprio di fronte ai quadri di Giuseppe Merlini e immaginiamo il suo dialogo quotidiano con i pezzi della sua collezione. Questi ci portano nella seconda metà del Novecento, con grandi pittori italiani che fanno capire di aver ben recepito la lezione della grande arte europea. Sentiamo il grande respiro dietro alle mie spalle in questo bellissimo pezzo di Piero Dorazio. Dorazio che è veramente sul filo di lana tra quella che è l'optical art, la sperimentazione ottica dell'arte, e le sue famosissime texture, le sue trame, dove la sua pennellata è una pennellata rigorosa geometrica, lo studio è altamente tecnico e ottico, scientifico, nel riuscire a porre sotto i vostri occhi con questa potenza i colori primari principalmente e anche complementari. Qui alla mia destra invece abbiamo un artista, una donna, protagonista di quel gruppo che si viene a formare in Lombardia a Como, e l'origine è l'essere un gruppo di artisti che si sentono di seguire la lezione iniziata con quella che fu la grande esperienza del Bauhaus, Walter Gropius. Il Bauhaus è quella scuola dove l'arte è funzionale, deve servire, e si avvia un processo verso un'arte anche seriale che si ripercuote nel design e nell'industrializzazione. Perché vi parlo di Carla Badiali, sebbene siamo negli anni 50, quindi tanto distanti negli anni dall'esperienza del Bauhaus che è degli anni 10? Perché Carla Badiali ha disegnato molto per la moda, per i tessuti che verranno utilizzati, pensate ai grandi setifici produttori proprio nella zona di Como, di cui lei è originaria. E guardate che delicatezza di cromatismi in questo intercalare, nelle figure geometriche che vengono proprio a costruire uno spazio di 360 gradi sotto i nostri occhi attraverso questi triangoli.